bello, ma tutte le volte che vengo devo... credo che sia un male comune, un male comune. Grazie. Buonasera, direi che possiamo iniziare. Abbiamo ridotto il quarto d'ora a 8 minuti accademici, quindi stiamo diventando molto efficienti. Sono lieto di accogliervi oggi al Carlo Alberto per un altro importante incontro e per la presentazione di un bellissimo libro, Crepe nel sistema, di Fabrizio Saccomanni, che è seduto accanto a me. Ci fa piacere, negli ultimi paio di mesi abbiamo fatto tante iniziative di riflessione e presentazioni di libri sull'Europa e sul ordine economico e politico internazionale, e questo è un libro molto importante da questo punto di vista. È un libro che copre molti aspetti del sistema economico e finanziario internazionale, partendo dall'Europa e fino ad arrivare naturalmente al G20 e ai temi globali che riguardano il commercio internazionale e che riguardano il governo della macroeconomia, direi globale, in un periodo molto difficile. Il titolo Crepe nel sistema appunto è un segnale di come questo sistema di governo globale sia in questo momento un po' incrinato, perlomeno sia pieno di crepe che, come dice il libro a un certo punto, non si possono certamente riparare con un po' di calce, così, tanto per riempire i buchi, no? Ma probabilmente hanno bisogno di nuove strutture in cemento armato per poter, elastiche, ma belle solide per poter stare insieme, in piedi. E non è ovvio capire come, ovviamente, costruire queste strutture. Quindi sono molto contento che Fabrizio Saccomanni viene a parlarci oggi del suo libro, di che cosa ha scritto. Fabrizio Saccomanni è un testimone straordinario di quello che è successo nel mondo negli ultimi anni, perché l'ha vissuto in prima persona, sia come direttore generale della Banca d'Italia e per diversi anni, sia in seguito come ministro dell'economia italiana, e poi anche in un periodo in cui ha avuto la libertà di fare il professore e quindi di poter essere un osservatore di che cosa stava succedendo nel mondo, ma avendo capito molto bene come funzionano i sistemi li poteva osservare da comunque una posizione privilegiata. Quindi Fabrizio, grazie mille di aver accettato questo incontro, di essere venuto a presentare il tuo libro, e ti ringrazio molto. I discussant del libro saranno il dottor Alfonso Iozzo, che è il nostro coorganizzatore oggi, perché questo incontro è organizzato con la Robert Triffin International, che è una fondazione in memoria di Robert Triffin, che si occupa soprattutto di temi economici e monetari internazionali, e quindi giustamente abbiamo delle grandi complementarietà sui temi che sono trattati nel libro di Fabrizio. Abbiamo poi la professoressa Elisa Luciano, che è professoressa dell'Università di Torino, è professoressa di finanza, grande esperta di finanza, e abbiamo infine il professor Maurizio Ferrera dell'Università di Milano, che nonostante sia dell'Università di Milano è torinese, no? È vero, dobbiamo dirlo, ci teniamo alla...
È ammesso, tu non tanto, ma insomma lui sì, ecco. E Maurizio Ferreira, come sapete, è un bravissimo politologo che si occupa sia di temi europei ma molto di temi di welfare, e ci teniamo a avere anche il suo contributo, perché effettivamente, anche se il libro è più focalizzato su temi monetari e finanziari, la connessione con i temi sociali, le ricadute sociali e politiche di quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla crisi finanziaria, è fondamentale. Quindi diciamo Maurizio ci aiuta a guardare anche in questa dimensione. Allora, noi partiremo con un'introduzione di Fabrizio Saccomanni, che ci spiegherà che cosa c'è nel libro, anche per quelli di voi che non l'hanno visto. Dopodiché abbiamo una serie di commenti da parte dei nostri panelist. Se riusciamo, facciamo due giri, e poi ci teniamo molto naturalmente a avere delle domande dal pubblico, che sicuramente avrà delle cose da chiedere al nostro autore. Caro Fabrizio, the floor is yours. Grazie mille Giorgio. Ringrazio prima di tutto il Collegio Carlo Alberto e in particolare Giorgio, perché appunto mi avete invitato qua, mi avete stimolato a venire anche in questa prestigiosa sede a parlare di questo libro, che non è un libro di economia nel vero senso della parola. Insomma, oggi è più che altro un libro, direi, con una, come dire, inclinazione storico-politica. Poi c'è una parte un po' più da economisti che dovrebbe servire a, come dire, da sostegno alle opinioni, diciamo, più storico-politiche, soprattutto della prima parte. E quindi grazie, perché insomma per me questo libro è stato anche un tentativo di fare un bilancio della mia esperienza nel campo delle relazioni economiche e monetarie internazionali, che comincia nel lontano 1970, quando sono andato a lavorare al Fondo Monetario Internazionale, quindi è una roba molto, molto lunga. Grazie anche ad Alfonso Iozzo e alla Robert Triffin International. Mi fa piacere ricordarlo, perché appunto io ho conosciuto Robert Triffin, che era veramente un grande economista, che aveva, da un certo punto di vista, era un nemico dell'instabilità finanziaria internazionale, e aveva preconizzato la fine del sistema di Bretton Woods, quando la gente ancora pensava che questo sistema sarebbe stato eterno, e poi denunciava appunto il disordine monetario internazionale. Mi pare che il titolo che è stato dato a questa cosa è abbastanza triffiniano, perché lui scriveva dei titoli in cui metteva la parentesi, insomma, non sistema, eccetera. Quindi insomma anche lì mi fa piacere, per questi motivi, essere qui. Brevissimamente, che cosa ho voluto dire con questo libro? Allora, il libro in effetti va oltre le questioni monetarie e finanziarie internazionali, perché il sistema di cui io lamento o individuo le crepe in realtà è il sistema della cooperazione economica, politica, internazionale, non necessariamente solo in campo monetario. E quindi diciamo è questo sistema che oggi è composto, è nato naturalmente nell'immediato dopoguerra, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, poi l'Organizzazione Internazionale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro nel libro descrivo tutte le malattie nuove che sono venute fuori e che possono essere solo gestite a livello globale, perché i bacilli viaggiano oramai negli aeroplani, i topi nelle navi e cose di questo genere, e quindi bisogna guardarsi anche da questo, fino a forme, diciamo,
nuove, come non so, la conferenza sul clima, la COP21, che quindi, o l'accordo internazionale sulla denuclearizzazione dell'Iran. Insomma, ci sono forme di cooperazione internazionale che sono andate creandosi nel tempo proprio per gestire nuovi problemi e nuove esigenze. Il crollo del sistema monetario e finanziario di Bretton Woods è, secondo me, la prima crepa del sistema, di cui appunto io sono stato testimone, perché ero da appena un anno al Fondo Monetario Internazionale quando gli Stati Uniti hanno preso la decisione di eliminare la convertibilità del dollaro in oro, che era un meccanismo che avrebbe dovuto costringere gli Stati Uniti a seguire delle politiche economiche coerenti con l'equilibrio internazionale. E quindi da questa naturalmente sono nate poi tutta una serie di crisi e di episodi di instabilità che sono soprattutto hanno interessato i paesi, come si diceva una volta, del terzo mondo, cioè paesi dell'America Latina, poi dell'Asia, anche la Russia, insomma, ha avuto. E poi però, diciamo, alla fine si è arrivati al cuore del sistema finanziario, cioè nel 2008-2009 la crisi finanziaria ha colpito, è nata negli Stati Uniti, ha colpito il Regno Unito e poi anche l'Europa. E la crisi finanziaria globale ha lasciato una pesante eredità sul fronte non solo economico, ma anche sul fronte sociale, direi anche sul fronte politico. Cioè ci sono stati appunto momenti di grave recessione, quindi aumento della disoccupazione, aumento della concentrazione della ricchezza e dei redditi, quindi con grosse diversità nella distribuzione dei redditi. Allora questa pesante eredità, secondo me, è stata gestita in maniera parziale e squilibrata, cioè si è detto ma qui è un problema essenzialmente di regolamentazione finanziaria, quindi cerchiamo di correggere, di rafforzare la regolamentazione finanziaria internazionale sulle banche, sui sistemi finanziari. E lì, diciamo, molto è stato fatto e lo racconto anche nel libro. Però quello che è mancato è stato una capacità di capire quali erano sia le radici profonde della crisi globale, sia la necessità di un intervento di tipo più ampio. Insomma, io ricordo che nel 2009 il gruppo dei 20, che erano i 20 paesi più importanti del mondo, scrissero un comunicato in cui si dice abbiamo vissuto un'era di irresponsabilità, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo usare tutti gli strumenti della politica economica, monetaria, fiscale, gli investimenti, le riforme strutturali, eccetera, eccetera, per superare questa crisi. In realtà non l'hanno fatto, hanno fatto quasi solo la regolamentazione finanziaria internazionale e, questo lo dico un po' partendo anche dalla mia esperienza personale, scaricando sulle banche centrali l'onere di fare una politica monetaria che aiutasse la crescita economica e la disoccupazione, cosa che la politica monetaria può fare ma fino a un certo punto e quindi, diciamo, con certi limiti. Quindi purtroppo da questa maniera disomogenea e secondo me un po' miope, mirata alle esigenze del momento, anche politiche, poi sono nate delle implicazioni politiche non facili da gestire, appunto il protezionismo, il populismo e tutte le ripulse in fondo dello stesso sistema della cooperazione internazionale che era stato creato nel 45-50, insomma. Ecco,
Tra l'altro, diciamo, per effetto di questa, tensioni, devo dire, sono anche emerse in maniera abbastanza significativa le tendenze egemoni delle due grandi potenze, cioè gli Stati Uniti e la Cina, e poi qui naturalmente su questo si può discutere. L'Europa invece è rimasta molto, come dire, concentrata sui suoi problemi interni, non si è accorta che lo scenario globale si stava modificando in maniera molto significativa, e quindi in un certo senso non si è data una strategia di poter giocare sulla scena globale un ruolo per evitare che le tensioni tra queste due potenze, con questa tentazione egemone, insomma, non è che finora abbiano fatto cose pericolose, però bisogna stare molto, molto in guardia. E quindi faccio in questo libro un appello all'Unione Europea perché, come dire, la smetta di occuparsi di quelle che appunto qualche volta chiamo un po' le beghe condominiali sui millesimi delle spese del riscaldamento, e guardare invece al suo ruolo globale. E poi naturalmente guardo un attimo un po' al futuro, cioè un sistema che ha queste crepe, in cui cioè certe prassi, politiche, procedure di cooperazione internazionale non funzionano più, è forse, diciamo, più fragile nei confronti dei rischi di una nuova crisi. Allora, diciamo, la tendenza al protezionismo commerciale, le guerre commerciali, le tensioni su questo fronte, insomma, stanno avendo già un impatto negativo sulla crescita economica. Tutti pensavano che stessimo vivendo un boom senza fine sulla spinta dell'America, in realtà non è così. In America stessa si sta pensando di ridurre i tassi di interesse della Federal Reserve, la Banca Centrale Europea proprio oggi ha preso delle misure di sostegno monetario che aveva, diciamo, sospeso oramai da qualche anno. Viene sempre di più discusso il ruolo del dollaro come moneta internazionale, anche perché gli Stati Uniti usano il dollaro un po' per perseguire non solo interessi economici e finanziari, ma anche scelte di politica estera che non sono necessariamente condivisibili a livello internazionale. Basti pensare a tutto il meccanismo delle sanzioni che riguardano paesi che sono molto distanti dagli Stati Uniti ma sono molto vicini all'Europa, e che quindi, diciamo, un minimo di impatto su di noi, e quantomeno ci sarebbe dovuta essere un po' di corresponsabilità in queste scelte che invece non c'è. E poi, diciamo, c'è sempre il pericolo appunto del disordine monetario internazionale, tornando appunto alle cose di Triffin, cioè abbiamo veramente con la regolamentazione internazionale realizzato un sistema che è a prova di crisi? La risposta degli esperti è dubitosa da questo punto di vista. Quindi diciamo, ci sono anche appunto anche nella stessa Cina ci sono sicuramente delle debolezze strutturali, cioè a livello globale c'è un sistema bancario ombra che sfugge dalla regolamentazione che è stata rafforzata, ma ci sono anche, come dire, delle scappatoie. Quindi, diciamo, c'è un insieme di rischi che, devo dire, questo libro è stato finito alla fine del 2018, in questi mesi semmai alcune delle cose che venivano qui indicate come delle possibilità in realtà si sono materializzate. Quindi, diciamo, come si suol dire, speriamo bene, ecco. Questo era quello che volevo dire by way of introduction, poi naturalmente rispondo volentieri a tutte le osservazioni dei discussant e alle domande. Grazie. Grazie Fabrizio. Sei stato veramente molto sintetico, devo dire. Ecco, ed è vero quello che hai detto, infine quello che avrei detto io, cioè che secondo me se tu avessi scritto il libro 6 mesi dopo saresti stato ancora più pessimista, perché molte cose si sono realizzate.
C'è un passaggio molto bello, secondo me, nel libro, in un punto, quando parli a un certo punto dell'America, e che vorrei riportarvi, perché vorrei dire una cosa su questo, che a un certo punto ci citi un articolo del Wall Street Journal del maggio 17 che riporta un'affermazione, una descrizione della situazione globale fatta da due, il generale Herbert McMaster, che allora è il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, e Gary Cohn, che in quel momento è il direttore del Consiglio economico nazionale di Trump, e sono due moderati, no? E affermano questa cosa, dice: il mondo non è una comunità globale, ma è un'arena dove le nazioni, anche le istituzioni non governative, quindi dobbiamo fare attenzione anche noi, e il business si confrontano e competono l'uno con l'altro per ottenere un vantaggio. Allora, questo secondo me è un passaggio cruciale, perché effettivamente è un'interpretazione del contesto globale e dell'interazione globale che in chiave, per quello che si chiama non zero game, cioè l'idea che c'è l'idea che tutti, che comunque gli uni contro gli altri armati, o uno vince, se c'è uno che vince l'altro perde, no? E quindi l'idea è che comunque alla fine la somma di chi vince e chi perde va sempre a zero, perché sono uno contro l'altro armati. Allora, mentre invece l'altra idea, no? Cioè l'idea in qualche modo della global community, è un'idea in cui non è un zero game, non c'è, nel senso che comunque l'interazione di una comunità globale genera dei vantaggi maggiori del fatto che se ciascuno va da solo. Ma da un punto di vista culturale, della cultura delle relazioni internazionali, questa transizione è una transizione effettivamente cruciale e drammatica, e che rappresenta molto di quello che sta succedendo oggi. E quindi, cioè, penso che sia una chiave di lettura che è interessante poi magari sviluppare nella discussione e capire come si può tornare invece a un'idea di global community. Cioè, oggi non abbiamo più l'idea di global community. E anche quando tu parli delle cose che si possono fare nel G20, quasi ormai è paradossale pensare che il G20 possa fare qualcosa, se si pensa come si muove Trump, no? Cioè, e quindi effettivamente questo è un tema molto interessante. Allora, io direi iniziare magari da Alfonso Iozzo, che è il nostro coorganizzatore, e così dice qualcosa, e poi passiamo agli altri nostri due commentatori. Grazie, Alfonso. Grazie. Allora, io vorrei riprendere la domanda cruciale che ha fatto Fabrizio Saccomanni, cioè: l'ordine mondiale è in una fase molto critica e difficile, l'Europa ha una responsabilità. Cioè, se l'Europa non agisce, non si riesce. E mi è venuto, vorrei fare però un paragone. Brevissimamente, quando gli Stati Uniti, lo Stato di New York ratifica la Costituzione, ci fu una battaglia terribile condotta, diciamo, da Alexander Hamilton, vinta con 30 voti per la ratifica e 27 contro, quindi ricordatevi. Ma in quel passaggio c'è un passaggio chiave in cui Hamilton dice: se non ratifichiamo questo accordo, questa Costituzione, non è che non succeda niente, ci divideremo sostanzialmente in tre aree, una filo inglese, una filo francese, una tra cui avrebbe sicuramente fatto parte l'Italia, che avrebbe oscillato tra i due, e Francia e Inghilterra si sarebbero fatti la guerra sul nostro continente. Però aggiunge: se ratifichiamo questa Costituzione, noi espelliamo la guerra per 200 anni. Esatto, azzeccato, per 200 anni. Il problema è che gli Stati Uniti quindi hanno espulso la guerra dal loro continente, noi ce la siamo tenuta, loro hanno potuto fare lo sviluppo, però arrivati a un certo momento, nel 1918, al termine della prima guerra mondiale, gli Stati Uniti devono fare qualcosa. Devono fare qualcosa, e Wilson propone la Società delle Nazioni. Quindi c'è quello che chiede Fabrizio oggi all'Europa, era un problema che aveva gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti propongono la Società delle Nazioni.
il Senato americano rifiuta la ratifica della Società delle Nazioni, che quindi parte senza gli Stati Uniti e quindi dopo 20 anni ci risiamo alla guerra. Ma passati, arrivati alla seconda volta, gli Stati Uniti diventano più attenti e quindi, diciamo, sull'onda rooseveltiana fanno le scelte che sono l'ONU, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, organizzano il piano Marshall per aiutare la ricostruzione in Europa, cioè si fanno carico del nuovo equilibrio. E devo dire, quella scelta, ovviamente assecondata poi dagli europei che portano avanti il progetto di UE, ci ha dato 70 anni di pace e quindi invece che i 20 avuti dopo la Prima Guerra Mondiale. Io penso che oggi quello che hanno fatto gli Stati Uniti nel 45-44, quindi prima della fine della guerra, quando ora, cioè, le decisioni furono prese tutte prima della fine della guerra, oggi lo deve fare l'Europa, perché è la ragione di Stato europea è che ci sia la cooperazione mondiale. Se non c'è quella cooperazione, si va allo scontro, l'Europa perde e non ce la fa. Quindi abbiamo un interesse vitale. Quindi io penso che sia arrivato giustamente il momento che dice Saccomanni: ragazzi, non pensate al condominio, pensate a sistemare l'ambiente esterno. Perché guardate che non è un caso che tutti i problemi più difficili, quasi tutti i problemi più difficili che abbiamo sono qui intorno a noi. Cioè le aree in difficoltà sono esattamente quelle intorno all'Europa. Quindi questo è il punto che si deve fare. E che cosa si può fare? Io penso a due cose. Uno è che intanto partirei da un presupposto, no? Le elezioni europee sono state vinte. Oggi è uscito un comunicato di 4 gruppi politici, firmato Manfred Weber per i popolari, Bullmann per i socialisti, Verhofstadt per i liberali, Schakeller e Lamberts per i Verdi, che dice programma comune dei gruppi del Parlamento europeo. Loro si aspettano che si faccia sostanzialmente una maggioranza con un piano che rafforzi l'Europa e che batta, avendo battuto sostanzialmente i sovranisti. Questo è il punto centrale. Cioè, e qual è il punto su cui loro lo possono fare? Io penso che c'è un punto importantissimo e questo punto è il Green New Deal. Cioè la risposta al problema mondiale come diceva Saccomanni, i microbi circolano, il Green New Deal. Il Green New Deal è importante perché è l'equivalente, io dico, del New Deal di Roosevelt, che con l'istituzione in particolare della Tennessee Valley Authority mise in moto un processo. Questa cosa gli Stati Uniti l'hanno rifatta quando hanno avuto una grande sfida, e la sfida era la corsa spaziale. Cioè nel momento in cui l'Unione Sovietica era riuscita ad avere un vantaggio sulla corsa spaziale, gli Stati Uniti devono rispondere. E cosa rispondono? Creando la NASA, la National Aerospace Agency. E dove la piazzano? In California. Io vi do una testimonianza personale. Io ero un giovane, ero all'ufficio studi della banca, noi avevamo avuto per primi una Olivetti 101 che aveva la striscia 101 posizioni di memoria. Poi c'è un nuovo prodotto, P602, 602 posizioni di memoria, voi pensate, no. Però noi, invece noi non compriamo il P602, perché eravamo liberi, eravamo ufficio studi, potevamo fare liberamente. Compriamo un Wang. Il Wang era un calcolatore che permetteva di fare una tabella, grezza ma una tabella. E il signor Wang, perché abbiamo comprato? Perché aveva avuto la commessa dalla NASA di ridurre il peso dei calcolatori, perché sui missili dovevano pesare molto meno, perché altrimenti era un inciampo.
E quindi nasce, cioè la Silicon Valley è quella roba lì, è quella scelta lì, è quell'invenzione. Se l'Europa oggi, accettando la sfida, fa la, l'Agenzia per il Clima, e cosa fa? Mette in moto tutta la ricerca, tutta la cosa, risolve un problema importante che c'è, che ha un impatto enorme, no? Cioè, voglio dire, per la, cioè, se si è parlato nei giorni scorsi di fusione di due industrie automobilistiche, era perché c'è il problema dell'auto elettrica. Cioè, oggi le sfide. Allora, ecco, io penso che l'Europa, facendo, da un lato deve fare quella scelta, e se fa quella scelta, che non a caso è rifiutata di Trump, anche se mi sembra che si stia pentendo nelle ultime dichiarazioni, riesce, come dire, a dare un contributo a livello mondiale, perché porta tutti gli altri a farla. Questa scelta è una scelta enorme che ci può dare ricerca, sviluppo, lavoro, anche a Torino, per essere chiari. Io penso che siamo di fronte a questa scelta e secondo me si sono create le condizioni politiche perché questo sarà sicuramente l'impegno del nuovo, della nuova Commissione. Vi invito a leggere il discorso che ha fatto Barnier sul tema, che è un programma di lavoro impressionante. Quindi l'Europa, se fa oggi la scelta, quella scelta lì è una scelta, diciamo, per il mondo, ma che darà all'Europa la capacità di rinnovare e di combattere sul terreno della ricerca e dello sviluppo. Hai posto un tema importante, cioè come fa l'Europa a ritornare ad essere effettivamente una global community, a proposito del tema di cui parlavamo prima, e certamente hai ragione che effettivamente l'ambiente e i risultati elettorali dei Verdi in Germania e in Francia ci dicono che è un tema molto importante che in qualche modo riesce, forse evocativamente, forse perché i giovani sono seriamente preoccupati dei temi ambientali, a unificare. Però effettivamente la global community europea si scontra anche su altri fronti di cui parla molto estesamente Fabrizio nel suo libro, e per esempio c'è il tema fondamentale di come completare l'unione monetaria, no? L'unione bancaria, che è un tema essenziale, dove lì c'è precisamente una partita tra, diciamo, l'idea e l'esercizio di condivisione dei rischi e dall'altra parte il problema della riduzione dei rischi, no? Allora, è un problema fondamentale, perché la global community europea si può fare solo in un contesto in cui nessuno è più a rischio, in cui tutti hanno fatto qualche cosa per cui i rischi non ci sono più, parliamo dei rischi finanziari e bancari in questo caso, e quindi tutti sono disposti a mettere le cose in comune perché non c'è rischio per nessuno, oppure l'esercizio di global community è un esercizio che deve essere fatto anche in un contesto in cui ci sono dei rischi asimmetrici, in cui i paesi non sono tutti uguali. E quindi bisogna partire da lì per riuscire a trovare una quadra di global community. Elisa, forse su questo ci puoi dire qualcosa tu, direi. Sì, più che dirvi qualcosa io vi posso riportare anche quello che scrive Sasso Magni in maniera assolutamente lucida, e devo fare questa premessa. Questo libro, pur essendo scritto da un addetto ai lavori che ha vissuto dentro tutte queste vicende, è estremamente lucido nell'analisi, è estremamente oggettivo, semplice, esaustivo. Ed è semplice, esaustivo e soprattutto ha questa grande lucidità anche nel trattare della crisi finanziaria, dell'ultima grande crisi che abbiamo vissuto, sulla quale accademici e non hanno speso fiumi di parole e difficilmente sono riusciti a dire qualche cosa di risolutivo, qualche cosa di innovativo, ad avere qualche guizzo. Allora, gli ultimi capitoli del libro sono dedicati a questa analisi, c'è prima tutta la storia della crisi, di come questa crisi nasca in un contesto in cui c'era una politica monetaria unica, però le altre politiche invece all'interno dell'Unione Europea erano semplicemente di coordinamento fra governi e quindi non erano totalmente lisce. Si fa una descrizione appunto della prima grande, quella che lui chiama la prima grande crisi esistenziale dell'Unione Europea, che coincide con il problema greco nel 2009. Si fa un'analisi di quelle che sono state gli interventi
interventi regolamentari che hanno trovato il tempo che hanno trovato, un po' perché c'è stato un tardivo riconoscimento, un po' di quelle che erano le problematiche vere, si pensava che fosse solo una crisi di liquidità, un po' perché si è insinuato questo panico che permane tuttora sulla rottura dell'euro, che è stato fatale nel far perdere credibilità alle politiche comuni, e un po' perché sono nate diverse forme di controllo che non erano, poiché erano neonate, non erano ancora perfettamente coordinate fra di loro. Qual è stato il momento in cui si è vista una svolta? Quello che tutti ricordate, che è il whatever it takes di Draghi, nel momento in cui una persona fisica che aveva però il potere che gli veniva dalla sua posizione si è personalmente speso per dire appunto che avrebbe fatto tutto quello che era in suo potere per condurre l'Europa fuori dalla situazione in cui si trovava. E quello, e questo, a giudizio di Saccomanni, è il momento di svolta. Non credo che Draghi pensasse di poter togliere i rischi dal sistema, non credo che si illudesse del fatto che non gli sarebbero arrivati, oltre quelli a cui assistevamo in quel momento, altri problemi, che sono ad esempio i grandi problemi di instabilità politica anche al di fuori dell'Europa che vediamo adesso. Ma penso che credesse fermamente nella possibilità di trovare nell'interesse comune una maniera di governarli. E Draghi stesso, vi ricordo, e questo Saccomanni lo cita, ha detto che sostanzialmente tutte le istituzioni, i vari meccanismi, il meccanismo di stabilità a livello europeo e tutti gli altri, adesso che finalmente sono stati creati, mentre nel breve periodo probabilmente non hanno raggiunto i fini che volevano raggiungere, adesso che sono creati, adesso che c'è un meccanismo di sostegno, adesso finalmente si può invertire l'ordine. Invertire l'ordine vuol dire in futuro non aspettare che i rischi che esistono si materializzino, ma sulle istituzioni esistenti blindare tutto il sistema finanziario, fare degli stress test, cioè verificare a priori sulla carta che questi sistemi e le istituzioni finanziarie siano veramente resistenti ai rischi ai quali non abbiamo neanche pensato, quelli più gravi. Eventualmente ricapitalizzare alcune istituzioni, ma non farlo dopo, farlo oggi, prima, in modo che quando l'ondata futura arriverà non si dovrà correre ai ripari come si è dovuto correre in maniera affannosa e un po' convulsa in occasione di questa grande crisi. La pagina finale di Saccomanni è dedicata ad un sogno che credo sia il sogno di chiunque si occupi di finanza, cioè che finalmente noi non vedremo solo una regolamentazione, non vedremo solo dei muri posti ad evitare le inondazioni, ad evitare i contagi, ad evitare che questi rischi passino da un agente all'altro, ma che l'Europa si possa fare carico di una gestione dei flussi di capitale. La gestione dei flussi di capitale è difficilissima da realizzare, anche solo da pensare, eppure è quella che creerebbe veramente valore, che non si nasconderebbe i rischi, ma tenterebbe un coordinamento che non sia solo porre dei limiti, porre dei requisiti di capitale, fare cose che purtroppo talvolta arrivano troppo tardi, e comunque mantenere l'ordine a cui Draghi ci ha richiamato, un ordine in cui prima si fa sostegno del sistema, si fanno le prove di robustezza ed eventualmente si ricapitalizza. Non ci si trova ex post a scoprire che questi rischi si sono materializzati e che nonostante l'impegno di cervelli, l'impegno di politici, di accademici,
e quanti altri non si è riusciti a capire quanto poteva essere devastante e quanto poi poteva ricadere anche sulla comunità e quindi non solo sulla ricchezza così, ma su quelli che poi di questa ricchezza devono vivere. E penso che il collega a questo punto si possa esprimere. Grazie Elisa. Tu ricordi, in effetti, hai ricordato un punto importante che viene citato nel libro ed è un discorso che Draghi ha fatto a Sciences Po qualche anno fa, di cui sia Fabrizio che io siamo, tu sei stato, adesso non lo fai più, ma non hai più tempo per farlo, siamo entrambi professori lì. Draghi fece un discorso dove effettivamente lui dice, e si riferiva naturalmente al famoso così in grande inciampo di Deauville, dove la Merkel e Sarkozy tra di loro dissero: ma adesso il problema della Grecia lo risolviamo, nel senso che la ristrutturazione del debito greco sarà comunque anche a carico degli investitori privati, quindi dichiararono sostanzialmente che non c'era nessuna possibilità per gli altri governi europei di intervenire con risorse fiscali a sostegno della Grecia, cioè il settore privato doveva farsi carico di queste perdite, e che fu la scintilla scatenante, no, della crisi. E Draghi giustamente dice: ma prima di poter dire come ristrutturare il debito della Grecia avremmo dovuto mettere in piedi, sarebbero dovuto fare le famose istituzioni tipo l'European Fiscal Mechanism, eccetera, che in qualche modo servivano a regolare il contesto fiscale e spiegare come l'Europa poteva intervenire a sostegno eventualmente di un paese più debole, no? Quindi effettivamente il discorso di Draghi va proprio nella direzione: prima creiamo le istituzioni di condivisione e dopodiché poi interveniamo nel settore privato. Però Draghi ci aveva anche un altro vantaggio, no, rispetto a tutti gli altri attori, che è effettivamente, come dice Fabrizio, la Banca Centrale Europea, comunque la politica monetaria in Europa è l'unica, almeno per l'area dell'euro, che in qualche modo è gestita in modo federale, se vogliamo, nel senso che c'è un'istituzione unica che gestisce la politica monetaria, mentre tutti gli altri ambiti dell'Europa sono essenzialmente di dominio intergovernativo. E oggi credo che uno dei nodi proprio cruciali per l'Europa sia proprio la relazione tra quello che fa e può fare la Commissione utilizzando degli strumenti di tipo federale e quello che viene deciso invece a livello intergovernativo, no? Cioè l'esempio di Sarkozy e la Merkel è proprio, fa proprio vedere come il predominio di un accordo tra due governi, no, che decide una cosa su quelle che possono invece essere delle regole federali. Ecco, però naturalmente noi probabilmente abbiamo bisogno di più Europa federale anche in altri ambiti, no? Negli ambiti del welfare, negli ambiti dell'impatto sociale, eccetera. E chiaramente la crisi non è una crisi che possiamo solo ricondurre al sistema finanziario e monetario, ma ha avuto un impatto nella dimensione sociale, nella dimensione politica profonda, no? E quindi come affrontare questi temi richiede probabilmente una rivisitazione dell'Europa. E Maurizio, su questo certo hai delle idee. Grazie. Sì, se posso cominciare dal fondo di quello che voglio dire, le crepe finanziarie e economiche hanno esasperato delle crepe latenti di natura politica che hanno dato un certo esito istituzionale imperfetto alla gestione della crisi, e queste crepe politiche hanno generato delle crepe sociali molto profonde. Adesso bisogna invertire la sequenza. E cioè, se è vero che per prove ed errori comunque si è riusciti a costruire delle proto istituzioni, seppur imperfette, che adesso possono, se non proprio promettere, aiutarci a prevenire una nuova crisi economica finanziaria nel futuro, occorre fare la stessa operazione nei confronti delle crepe sociali, che sono in larga misura il portato delle crepe politiche, cioè di una incapacità di gestire in modo politicamente virtuoso ciò che è successo. Allora, su questo vorrei un attimo concentrarmi, perché credo che dalla ricostruzione di Fabrizio Saccomanni emergano degli spunti su cui non si è riflettuto abbastanza. Comunità e arena, hai detto, Giorgio. Sì, questi sono i due poli, i due estremi entro cui si trova la sfera politica,
che cosa vuol dire comunità? Il concetto di comunità rimanda all'ordine e alla condivisione. Il concetto di arena rimanda al pluralismo di interessi, di scopi, di fini e alla competizione. È chiaro che un eccesso di ordine e di condivisione produce rigidità, produce mancanza di dinamismo, un eccesso di pluralismo e di soprattutto di competizione, di conflitto, genera disordine, anche disintegrazione. Quindi la politica sta lì in mezzo e deve conciliare, no? Le tensioni o le pulsioni centrifughe di questi due estremi. È un'arena, ma che deve, come dire, incanalare il conflitto in modo virtuoso, che non, diciamo, metta in questione l'ordine e la condivisione di alcuni valori, di alcuni principi di base. E credo che il problema dell'Unione Europea oggi sia proprio questo. Abbiamo cominciato con un nome che era quello di Comunità Europea, che poi è subito diventato Comunità Economica Europea, perché negli anni 50 non si riuscì a creare la comunità politica, e dunque si è tenuto il termine di comunità, ma lo si è associato a un'altra sfera, quella del mercato, in cui di comunità ce n'è poca, anche se Max Weber diceva che il mercato è il tipo, è esso stesso una forma di relazione comunitaria, perché bisogna condividere alcuni principi, per esempio di non ammazzarsi a vicenda, no? Quindi c'è un elemento, però è il tipo più conflittuale, più pluralistico di comunità, mentre la comunità politica è quella che gestisce in maniera virtuosa i conflitti non solo tra gli individui ma anche tra le sfere d'azione. Allora, avendo tolto di mezzo l'aggettivo politica e avendo esaltato l'aggettivo comunità economica, si è in qualche modo commesso un peccato originario, perché le dinamiche di concorrenza e di competizione venivano in qualche modo liberate dai vincoli e dai confini della politica nazionale, e la politica nazionale doveva però subire delle sollecitazioni esterne che non sempre era in grado di assorbire. E questa sindrome ha raggiunto il suo acme, credo, durante la crisi. Perché cosa è successo durante la crisi? Che, come per usare la metafora di Elisa, un'onda ha investito improvvisamente la barca dell'Unione Europea. Solo un paio di anni, soltanto nel 2000, tra il 2010 e il 2011, dice Van Rompuy in un suo libro di memorie, i leader, a seguito appunto della crisi, prima la crisi finanziaria, per quella del debito sovrano, capiscono, dice Van Rompuy, di essere interdipendenti e sulla stessa barca. Dico, ci voleva molto a capirlo, comunque lo capiscono soltanto nel 2011. Tuttavia, nonostante quello che dice Van Rompuy, se analizziamo le vicende così come le racconta Fabrizio Saccomanni, ci rendiamo conto, quando parla della sindrome introspettiva, ci rendiamo conto che i partecipanti, insomma i passeggeri di questa barca, anziché occuparsi della barca e delle onde, non hanno fatto altro che preoccuparsi delle proprie scialuppe e evitare, cioè, che qualcun altro dei passeggeri potesse salire sulla scialuppa della Germania o su quella di un altro paese. Naturalmente poi c'erano quelli che davvero volevano salirci, e quindi si è creata questa sindrome di crescente sospetto, di crescente sfiducia tra i passeggeri della barca, che ha impedito di occuparsi dello scafo e del mare in tempesta sempre più mosso. Perché è successo questo? Allora, solita risposta che emerge anche nel libro di Fabrizio: è mancata la volontà politica. Io devo dire che come politologo sono un po' a disagio nei confronti di questa espressione, che pure è al centro della teoria politica moderna. Perché cosa vuol dire volontà politica? Chi è che esprime questa volontà politica? Sono i leader, quando si trovano a Deauville o in un altro posto. Però i leader, quando arrivano lì, non hanno definito loro i problemi,
ne hanno in testa partorito loro le soluzioni. Tutto ciò che arriva sul tavolo è stato in qualche modo filtrato dai loro ministri tecnici, dalle loro tecnoburocrazie. Poi ci mettono anche qualcosa a testa loro. Per cui l'attenzione deve essere sia sulla qualità dei leader, ma anche sulla qualità dei filtri e delle capacità di decifrare e di interpretare i problemi di chi sta vicino a questi leader, compresa la Commissione europea, che ha avuto una responsabilità non secondaria, secondo me, all'inizio, nel dare una certa definizione del problema. Poi i politici di qualità debbono avere una qualche visione che dia un senso al cambiamento, perché se magari i tecnici non ne sentono un bisogno, ne sentono sicuramente il bisogno i cittadini comuni. Ma perché facciamo questo? Quante volte le persone se lo sono chieste guardando i telegiornali negli ultimi 10 anni? E poi c'è una terza cosa, che in genere è quella su cui si focalizza l'attenzione, il consenso. Tant'è vero che le interpretazioni che circolano maggiormente per spiegare la mancanza di volontà politica è: ma i politici devono guardare dietro le loro spalle cosa pensano delle loro opinioni pubbliche. E tu stesso dici che, insomma, le vicende elettorali europee, e in particolare della Germania nel momento cruciale 2012, è perché c'era il vincolo dell'opinione pubblica. Ma siamo sicuri che sia così? Io contesto, voglio essere un po' provocatore, non è così, nel senso che l'opinione pubblica si occupa per una piccola frazione del suo tempo delle cose politiche. E quindi è molto più probabile, se ci pensiamo, che risponda a ciò che dicono i leader politici e a come i leader politici impostano i problemi, piuttosto che avere delle preferenze strutturate che vincolano ex ante i politici. Quanto meno dovremmo dire è un gioco più univoco, mentre invece io sento sempre questa storia: non hanno potuto farlo perché gli elettori non volevano. Allora, perché gli elettori tedeschi, a parte che io ho dei dati che dicono che gli elettori tedeschi nel corso degli anni sono stati molto più, sarebbero stati molto più solidaristici e favorevoli alla condivisione del rischio di quanto non lo sono stati i loro leader. Ma prescindiamo da quello per un attimo. Se la Merkel dice a un certo punto, nei primi momenti, nei primi 2 anni della crisi, che vanno coinvolti gli investitori privati, vabbè, quello spaventa i mercati, ma dice che l'euro può rompersi e dice che non ci può essere bailout e dice che il denaro dei contribuenti tedeschi non potrà mai essere usato per pagare i debiti di un altro paese, influenza l'opinione pubblica. E questo è il punto importante, su questo vorrei chiederti cosa ne pensi, anche se non c'era, crea uno spazio nel mercato politico affinché si formi in quel mercato politico un imprenditore policy, o insomma, un imprenditore politico che va a sobillare esattamente quelle pulsioni lì. Prima della crisi AfD non c'era, è nata a un certo punto perché si è creato lo spazio nel mercato politico tedesco per una formazione di questo genere. Perché si è formata? Perché qualcuno, Schäuble e Merkel, hanno continuato, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, a definire il problema in quel modo lì. La mia scialuppa è mia, non ci deve salire nessuno. Allora, non voglio attenuare, per carità, per nulla, la responsabilità, le colpe dei governi del Sud Europa, l'inganno greco, ma per carità, sono successe delle cose tremende. Però quando racconti le vicende della risposta dell'Unione Europea alla crisi, io qua me ne sono segnate alcune, non sono tutte. La Germania resistette. La Germania peggiorò le cose con le dichiarazioni di Merkel e Schäuble. La Germania non accettò perché era preoccupata del moral hazard. Ti posso dire le pagine? La Germania ispirò iniziative sulla disciplina. La Germania non volle il private sector involvement. La proposta degli eurobond non venne accettata per l'opposizione. Mamma mia! Allora, se uno dice tutte queste cose, poi io mi devo chiedere come lettore. Ma insomma, allora, ma è proprio vero che sia stata questa fiscal profligacy of the South a rovinare l'Unione Europea ed impedire, ad aver impedito che si costruisse prima il FIRE? No,
come dire, c'è stata una corresponsabilità, secondo me, molto forte, non solo dei leader politici della Germania, ma anche dell'elite, dell'intelligenza tecnica, esperta della Germania, non a caso tutta formata a, diciamo, una cultura economica di tipo ordoliberale, che si è intrecciata con quella neoliberale. Allora, io ho litigato con dei colleghi politologi tedeschi, alcuni non mi rivolgono più la parola, perché dico, com'è possibile che voi abbiate adesso la seguente visione dell'Unione Europea? L'Unione Europea deve essere un'arena per la concorrenza, la competizione fra gli stati e fra i loro sistemi istituzionali, giuridici, eccetera, quindi un'arena per la competizione in cui vince il migliore, il cui compito dell'Unione Europea è quella semplicemente di mettere sul piatto, di approvare, di adottare quelle regole che consentano la competizione. Allora, ma un sistema di questo genere come può diventare una comunità? Come può sviluppare un interesse ad occuparsi più della barca e più delle onde che non delle proprie scialuppe, se deve essere congeniato come alla Hayek, alla ordoliberale, alla constitutional economics, absit iniuria verbis? Ma e non si può, ma che sensibilità politica c'è dietro queste visioni, questa idea? E non è possibile, cioè un attore politico non è un attore economico, è un attore politico. E un collettivo politico non può essere un collettivo che assomiglia al mercato, perché appunto deve occuparsi di tante altre cose, comprese le esternalità che il mercato genera. Allora, potrei andare avanti, ma mi fermo qui. Mi fermo qui, perché se è vero che poi adesso questo tipo di atteggiamento ha provocato profonde crepe sociali, c'è adesso il bisogno di capire se la politica è in grado di non soltanto sanare le proprie crepe, ma anche di sanarle in modo che si sanino le crepe sociali, perché ormai è uscito tutto da questo vaso di Pandora. È uscita AfD, escono i pirates, i servizi di intelligence tedesca ci dicono che si sta ricostituendo il partito nazista. Cioè hanno aperto quel vaso lì. Grazie Maurizio, mi pare che rimaniamo sul tema appunto della tensione tra federalismo, cioè tra queste due tensioni, no? Tra l'Europa, tra federalismo e rapporto intergovernativo, no? Tra i diversi governi, che sono le tue scialuppe, no? Le scialuppe non è altro che l'intergovernativo, la nave è la nave federale dell'Europa, e tra questa tensione tra giochi a somma zero, cioè l'arena, e la global community. Quindi queste cose mi pare che poi rimangono, sono nodi nel fondo in cui è molto difficile conciliare. Io credo che tu hai una visione un po' più negativa sulla dimensione mercato ed economia, perché credo che comunque, voglio dire, la divisione dei compiti sia molto chiara, nel senso che tu devi poi avere dei sistemi politici che devono essere in grado di dettare le regole del gioco e poi il mercato fa quello che deve fare, ma la divisione dei compiti lì è molto chiara. Quindi io non so se il problema nasce da un eccesso di mercato all'interno dell'Europa, no? No, e se tu pensi che le relazioni tra i paesi europei debbano essere come il mercato. No, esatto, non possono, chiaramente non può essere, questo è chiaro. Però Fabrizio, un sacco di spunti, e siccome tu hai parlato circa un minuto e mezzo, puoi allargarti tranquillamente. No, devo dire che questi spunti che ha tirato fuori da ultimo Maurizio sono effettivamente molto, molto stimolanti. Devo dire che una volta mi chiesero di scrivere una prefazione a un libretto sull'atteggiamento della Germania nei confronti del debito, no? E a parte che in Germania non si fa questa differenza tra il debito estero con degli altri e il debito loro, cioè loro hanno un atteggiamento uniforme, cioè che ha radici linguistiche, cioè in tedesco debito vuol dire, si dice Schuld, e Schuld vuol dire anche colpa.
E quindi diciamo c'è questa identificazione sul fatto, mentre in italiano il debito è qualcosa che è dovuto, ma non c'è necessariamente una connotazione, come dire, morale, colpevolistica, in Germania c'è, e questo, come dire, ha condizionato, secondo me, l'atteggiamento della Germania nei confronti di iniziative che possono appunto essere considerate destabilizzanti anche per la Germania stessa. E io faccio sempre il paragone, no, del ruolo dei pompieri e delle regole, diciamo, in una piccola comunità, no? Cioè, in una comunità si dice che per evitare gli incendi non bisogna fumare a letto, diciamo, dentro la propria casa. Dopodiché, se invece uno fa questa cosa, viene un incendio, però l'incendio poi si può propagare all'intero villaggio, quindi ci vogliono i pompieri, no? Allora, diciamo, io alle volte dico, paragono l'atteggiamento tedesco, dice, bisogna mettere delle regole feroci per impedire alla gente di fumare a letto. Dice, dei pompieri non ce ne vogliamo occupare, perché se la gente non fuma a letto non c'è problema. Ecco. Mentre invece l'atteggiamento, compreso quello di Draghi, insomma, è quello di dire, intanto, diciamo, se la casa brucia chiamiamo i pompieri, e poi non possiamo, come dire ai pompieri ma quanta acqua state utilizzando, eccetera, cioè deve essere il pompiere che decide quanta acqua ci vuole per spegnere l'incendio, non può andare al consiglio comunale a dire io posso avere l'autorizzazione di spendere, diciamo, 100 litri di acqua, eccetera. Quindi questo è purtroppo è un paragone che secondo me riflette un pochettino le tematiche che... E quindi adesso tornando al punto che faceva Maurizio, è molto complicato perché, diciamo, i politici naturalmente influenzano l'opinione pubblica, ma dicono delle cose all'opinione pubblica che pensano che l'opinione pubblica approvi. Cioè, se nella cultura tedesca il debito è colpa, loro dicono ai loro elettori stiamo prendendo misure durissime perché la Grecia non solo ha fatto un sacco di debiti ma ha anche imbrogliato, quindi diciamo doppia colpa. E poi le élite e i tecnici che assistono i governi, ma purtroppo la tendenza è quella di fornire argomentazioni a favore di questo tipo di tesi che sono in un certo senso quasi preconcette, cioè io l'ho visto molte volte, è molto difficile, come dire, arrivare ad un negoziato in cui ci siano delle possibilità di modificare in maniera radicale l'opinione della controparte, quindi questo è già il frutto. Quindi ecco, la sola cosa che riesce a fare è la percezione dell'interesse comune. Oggi il vero problema, e questo diciamo anche i teorici della cooperazione dicono, che se non c'è una percezione di un interesse comune, i cooperanti in realtà non cooperano. E il tentativo di questo libretto è quello di dire un po' che l'interesse comune è quello che diceva anche Alfonso prima, no? cioè l'interesse comune è di evitare che l'Europa, con questa appunto sindrome della introversione, diciamo non si renda conto dei pericoli che le derivano dall'ambiente esterno, dalla globalizzazione. Quindi diciamo la necessità è quella di, come dire, di fare uno sforzo di educazione, di far capire chiamiamole così, alle opinioni pubbliche che diciamo la soluzione nazionalistica
diciamo, non funziona, non produce i risultati che la gente si attende, e quindi diciamo, non è una, così, una cosa astratta di idealisti che perdono così il senso della realtà, anzi è il modo di essere veramente realistici. Il governatore della Banca d'Italia, col quale ho avuto l'onore di servire, Carlo Azeglio Ciampi, poi Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, lui diceva: ma io quando ero responsabile della politica monetaria in Italia non sentivo di essere il sovrano che decide la politica monetaria. Diceva: la sovranità monetaria dura 5 minuti, che è il tempo in cui le misure prese dalla Bundesbank vengono trasmesse in Italia o in Francia o in Olanda, e le banche centrali di questi paesi si devono adeguare. Allora, diciamo, tanto vale mettere la sovranità in comune e in un modo dove possiamo esercitarla, e vi assicuro che oggi la sovranità monetaria all'interno della Banca Centrale Europea non è condizionata dalla Bundesbank, dal governo tedesco, perché è un organo federale. Tant'è vero che il presidente della Bundesbank ha votato contro a tutte le misure che Draghi proponeva, però Draghi è riuscito... Adesso riconosce che ha sbagliato. Ecco, adesso riconosce che ha sbagliato. Quindi, diciamo, è un gioco estremamente, estremamente complicato, ma è vero, cioè, che in questo momento bisogna fare uno sforzo di volontà, e credo che, appunto, quello che diceva Alfonso è che, insomma, c'è un quadro nuovo a livello europeo, cambiano i capi delle istituzioni, c'è un nuovo messaggio da parte degli elettori, complessivamente l'ipotesi sovranista di buttare tutto all'aria non ha prevalso, e quindi, diciamo, però c'è la percezione che molte cose devono essere cambiate. Insomma, io ricordo che quando Helmut Kohl fu eletto cancelliere in Germania, la gente faceva delle battute sul suo quoziente di intelligenza, quasi, diciamo, offensive, diciamo, ma no, ma questo non è possibile, ma dove siamo capitati? E così, in Germania, non gli altri lo conoscevano poco, eccetera. Dopodiché dopo lui ha preso certe decisioni, insomma, e ha interpretato in un'ottica di lungo periodo quelli che potevano essere gli interessi della Germania. Quindi, diciamo, oggi c'è, secondo me, la speranza che ci possa essere uno spunto di questo genere anche a livello delle realtà politiche più elevate. Poi, diciamo, sul piano finanziario, appunto, io credo che, diciamo, forse il sogno di avere una struttura quantomeno a livello europeo che impedisca che le crisi finanziarie, soprattutto quelle che vengono dall'esterno, perché, diciamo, l'Europa non aveva i titoli tossici nei bilanci, non aveva certe sono venute da fuori, però poi l'impatto è stato quasi più grave da noi che non negli Stati Uniti, che spero che anche questo faccia parte dell'agenda politica, che appunto si traduce poi nel completare l'unione bancaria, che ancora zoppica in alcuni punti importanti, nel completare l'unione del mercato dei capitali. Qui mi metto un po' il cappello dell'istituzione dove lavoro adesso, insomma, cioè, è assolutamente fondamentale che ci sia un mercato europeo dei capitali per, come dire, sostenere la crescita delle piccole e medie imprese. Guardate che le piccole e medie imprese in Europa sono responsabili per il 70-80% dell'occupazione e del PIL, cioè, quindi, voglio dire, e dobbiamo puntare su creare, cioè, l'Europa non è che si deve mettere a fare le grandi operazioni di finanza internazionale, ma deve aiutare la crescita dimensionale delle imprese, rafforzarle sul lato patrimoniale e cose di questo genere. Questo è un modo,
anche, come dire, di venire incontro alle questioni di carattere sociale, cioè diciamo, è attraverso la crescita delle imprese, la crescita degli investimenti in tutte le aree dove sono carenti, dalle infrastrutture, regole per evitare la contaminazione degli oceani e dell'atmosfera e cose di questo genere, insomma richiedono investimenti massicci. Quindi l'idea di considerare che la dimensione strettamente economico-finanziaria in un certo senso può attendere perché ci sono questioni politiche più importanti, secondo me questo è stato un errore che è stato già compiuto in Europa nel 2013-2015, quando siamo arrivati quasi alla deflazione, eccetera, perché la gente dice: ah no, ma adesso c'è l'immigrazione, il terrorismo, eccetera. Sì, ho capito, però questi, diciamo, una politica contro il terrorismo vuol dire fare una politica europea di difesa o di intelligence, ci vuole una politica europea delle frontiere, allora ci vogliono appunto il guardiacoste europeo, non si può andare così alla rinfusa. Quindi voglio dire, sono tutta una serie di misure che hanno dei costi che quindi gravano sulla dimensione economica dell'Europa, che invece è ancora di quella del genere in cui ognuno si occupa della propria scialuppa e non considera qual è la capacità di navigazione della barca comune. Fabrizio, volevo chiederti una cosa a proposito, come qui abbiamo anche tanti studenti eccetera e non voglio che vadano via solo con un'immagine malinconica, non vogliamo essere, questa è l'epoca in cui non ci possiamo più permettere di essere malinconici, ma bisogna essere reattivi. Allora, abbiamo parlato della politica monetaria, abbiamo parlato della Banca Centrale Europea, dell'importanza, no? Di avere, l'hai risottolineato, l'aver fatto questa cosa della moneta unica, dell'euro, della Banca Centrale Europea. Però diciamo la grande istituzione poi che è emersa durante, la grande cosa che è emersa durante la crisi è stata l'Unione Bancaria, no? Che in qualche modo ha cercato di affrontare la crisi. Ecco, in che modo, da tua esperienza, tu l'hai vissuta sia dal lato Banca Centrale, Banca d'Italia, sia dal lato poi adesso fai il banco, eccetera. In che modo l'unione bancaria effettivamente è riuscita a modificare il comportamento delle banche, a permettere al sistema di fare dei progressi? Cioè in che modo nel momento in cui siamo finalmente riusciti a fare delle regole europee più o meno sensate, a montare delle istituzioni europee che si occupassero di questo, queste istituzioni hanno avuto un impatto poi sulla vita delle banche, sui sistemi finanziari, secondo te? Ma io credo che diciamo, la ragione per cui si decise di procedere verso l'unione bancaria era che si era creato questo circolo vizioso che viene considerato pericoloso tra, come dire, la situazione finanziaria del sistema bancario e la situazione finanziaria degli stati sovrani, cioè se i sistemi bancari vanno in crisi lo Stato li deve aiutare, allora però lo Stato quindi per aiutarli accresce il proprio disavanzo, allora i mercati vendono i titoli di Stato, le banche hanno una delle perdite in conto capitale, quindi devono chiedere ancora aiuti di Stato, insomma, cioè si crea un circolo vizioso che può avere poi degli effetti dirompenti. Allora all'epoca si disse bisogna creare un sistema di vigilanza sulle banche che sia uniforme, che applichi le stesse regole per tutti, in modo da spezzare questo circolo vizioso. E secondo me questo, diciamo, obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, nel senso che diciamo, le banche europee si sono tutte rafforzate in termini di capitale, si sono rafforzate per quanto riguarda gli strumenti
di liquidità per gestire anche situazioni di crisi, c'è un monitoraggio costante, hanno ridotto in maniera significativa i titoli cosiddetti, insomma, i crediti in sofferenza, che cioè non più esigibili, che però appunto venivano magari in qualche caso ancora messi nei bilanci delle banche dal lato dell'attivo, però se poi il prestito non viene restituito, quella non è un'attività, diventa una passività. E quindi insomma c'è stata un'opera, secondo me, di pulizia dei bilanci fatta sulla base di criteri uniformi e sulla base di principi discussi in maniera collettiva. Dopodiché, diciamo, è chiaro che l'Unione Bancaria si compone certamente di una vigilanza unica, di regole per la gestione delle crisi, ma anche, come succede in tutti i sistemi nazionali, un sistema di garanzia dei depositi, in modo che, le crisi non creino contagio da una banca nei confronti di tutte le banche, perché questo è il vero problema per cui al mondo sono state create le banche centrali, perché purtroppo se nell'industria automobilistica un'industria fallisce, i concorrenti stanno meglio. Se nel sistema bancario una banca fallisce, i concorrenti stanno male pure loro, perché diventa, cioè non è che se la Volkswagen fallisce nessuno compra più la General Motors, eccetera, mentre invece se la banca X ha una corsa ai depositanti, anche quello che sta nella banca Y dice: beh, forse conviene che ritiro i miei depositi, perché non si sa mai. Quindi questa è una roba che si perde nella notte dei tempi, quindi oggi che la gente metta in dubbio il ruolo delle banche centrali, il fatto che sono indipendenti e cose di questo genere, a me pare quantomeno antistorico, ma insomma poi l'esperienza secondo me è talmente, come dire, talmente forte che alla fine credo i pochi scettici non possiamo anche trascurarli. Quindi diciamo questo è il passo che ancora deve essere fatto. E perché? Perché è un passo in cui obiettivamente si chiede ai paesi europei di mettere delle risorse in comune per gestire la crisi di un paese, e quindi c'è questo tema appunto della cosiddetta condivisione dei rischi. Ora, diciamo, in Europa noi abbiamo sempre sostenuto che la riduzione dei rischi, quindi la riduzione anche del debito pubblico, la riduzione delle partite in sofferenza, era una necessità importante che dovesse essere perseguita, ma e sempre lì anche con Draghi abbiamo sostenuto che questo dovesse essere portato avanti di pari passo con sistemi di condivisione dei rischi, perché le due cose si rinforzano a vicenda, ed è appunto il caso dell'assicurazione dei rischi, no? Cioè se uno è sicuro che, diciamo, ci sia l'intervento di un prestatore di ultima istanza, di un autorità monetaria, diciamo, i comportamenti diventano più virtuosi, insomma, e quindi la gente ritiene che questo possa essere un passo da fare appunto insieme con la riduzione dei rischi. Abbiamo visto tante volte in Europa, per esempio, con la creazione di questo meccanismo di sostegno monetario, che è stato creato subito dopo le famose parole di Draghi del whatever it takes, ma non è stato mai utilizzato. Anche quello comportava una condivisione dei rischi, però il fatto che c'era quello strumento ha fatto sì che i mercati non speculassero più contro i paesi, perché dice: c'è quel meccanismo, allora non vale la pena di speculare. Per cui il meccanismo che teoricamente obbligava tutti i paesi europei a mettere dei soldi, in realtà nessuno ci ha messo un euro, e lo strumento non è stato attivato, però le tensioni sono scese, gli spread si sono ridotti, poi naturalmente gli spread sono anche, come dire, sensibili
a valutazioni su singoli stati, su singoli problemi, eccetera. Però, insomma, grosso modo nella vicenda europea la storia è stata questa. Ora, diciamo, oggi purtroppo si sono riacutizzate un po' queste preoccupazioni circa la tenuta, come dire, delle politiche economiche a livello complessivo europeo, quindi si esita a fare questo passo verso la creazione di questo strumento di tutela dei depositanti. Però, come dire, ci sono proposte formali della Commissione europea che dicono che questa cosa è utile e necessaria e che vada fatta. Quindi anche lì c'è stato adesso un po' una fase di stallo politico per le elezioni europee, poi bisogna cambiare la Commissione, la BCE, eccetera, eccetera. Anche lì la speranza è che queste carte ritornino sul tavolo e che si completi questa cosa. Grazie mille. Cioè, diciamo, whatever it takes è un modo per spiegare ai tedeschi che se tu non metti i pompieri la gente smette di fumare a letto, e quello tieni esattamente questo risultato. Io prenderei adesso un po' di domande e poi farei un altro giro con i nostri relatori. Prego, domande mi raccomando, brevi e incisive. Ma il Vaticano è un'idea che ho da anni, anche perché, beh, dovrei essere autobiografico, come si pone in Europa rispetto ai trattati? A me sembra, cioè, abbastanza ragion veduta, un ospite pericoloso. Il Vaticano, va bene, possiamo considerarlo come un'opinione più che una domanda. Esatto. No, prego, no, lì c'è un signore lì davanti. Ho una curiosità che è emersa dalla sua esposizione, premesso che non ho letto il suo libro, ma sono venuto qui per raccogliere stimoli per comprarlo. Lo compri, mi raccomando. Comunque non la lasciamo uscire se non compra il libro, quindi ormai... No, lei appunto ha detto che bisogna cercare di andare a fondo di questa... disordine economico e politico internazionale. Ora io le domando, non le sembra che la radice di questo disordine stia in un enorme squilibrio tra politica ed economia? Cioè l'economia è diventata globale, anche la società civile si è globalizzata, la politica è rimasta nazionale. E questo e quindi viviamo in un mondo capovolto, no? La globalizzazione non è governata, questo è, credo, il male del nostro tempo, che ha scatenato una dinamica nazionalistica e autoritaria. No, ci sono queste democrazie autoritarie, che anche la Cina è capitalista, ma è anche autoritaria. Ecco. Quindi questo è il ruolo che l'Europa dovrebbe svolgere per riequilibrare, cioè Green New Deal per esempio, come diceva Alfonso Iozzo, cioè dei grandi progetti che hanno una valenza mondiale. Il Green New Deal si colloca negli accordi di Parigi sul clima, e così anche un grande progetto è quello della partnership tra Europa e Africa per promuovere le energie rinnovabili. Grazie. Che poi avrebbero anche una ricaduta importante nel problema della creazione di posti. Grazie. Di lavoro. Credo che sia chiaro. Vorrei una domanda da qualcuno dei ragazzi. Volete fare una domanda, ragazzi, lì dietro? Posso farne una io, molto semplice. Lei è un ragazzo? Sì, quasi. Quasi. No, vorrei, giovani, lei in mezzo non c'è nessuno che vuole fare una domanda, perché qui abbiamo un gruppo, sempre una componente molto attiva di signori, diciamo, quasi giovani che fanno molte domande, ma quelli veramente giovani poi non fanno mai le domande perché sono timidi, e la società del futuro è per loro. Quindi avete qualche domanda? C'è qualche cosa che vi viene in mente? Poi le lascio. Volete chiedere qualcosa? Esatto. Va bene, intanto faccia la domanda. Sarò molto breve, sarò brevissimo. Preparatevi una domanda. Lo chiedo al presidente Fabrizio Saccomanni, che ha avuto anche funzione di ministero nell'epoca del governo Letta, se ben ricordo, di qualche anno fa, vero? Il mio cruce è questo qua. Qual è la ratio che c'è nel governo italiano, in Italia, per cui il nostro debito pubblico continua sempre a aumentare? Che ci costa 65 miliardi di euro all'anno di interessi passivi,
che impoverisce questo. È una crepa enorme che abbiamo qui da noi in Italia, che ci può destabilizzare già domani mattina. E lei che ha vissuto nelle stanze del potere, come mai non si riesce a fare politiche che invertano il trend? Prima domanda. L'altra domanda è questa qua. E poi chiudo. Anche quella dei ragazzi. L'altra crepa che abbiamo da noi in Italia si chiama l'evasione fiscale. Vale, dicono, 140-150 miliardi l'anno che non si incassa. Ma è possibile, se abbiamo questo dato che è una somma, abbiamo anche gli addendi? Perché gli addendi non vengono tirati fuori, colpiti? Non si faccia una legge per mettere negli albi comunali, dico io, gli evasori fiscali dichiarati, quelli accertati. Come si premiano i cavalieri del lavoro? Andiamo a penalizzare anche chi non paga le tasse. Grazie. Avete la domanda o no? Ancora? Ce l'avete? Nessuna? Ma ragazzi, siete veramente deludenti. Qua davanti, qui c'è una domanda qui davanti, e poi direi che chiudiamo. Un ex studente, esatto. No, io volevo dire al professor Ferrera che sicuramente ha ragione nel rilevare che la leadership europea degli ultimi 30 anni è stata molto scadente, con una visione molto, molto a breve termine. Basta pensare ad alcuni leader, non so, per esempio Berlusconi o Hollande, eccetera. Però io dico, quando ci sono dei fatti e dei problemi talmente evidentemente di dimensioni superiori a quelle degli stati nazionali, che non possono essere risolti se non a livello unitario dell'Unione Europea, quale la difesa, è del tutto evidente che la difesa europea è necessaria perché gli stati nazionali rappresentano un vuoto di potere addirittura. Lo stimolo allo sviluppo non può che essere europeo, il miglioramento del welfare non può che essere europeo, e così il problema dell'immigrazione non possono che essere trattati a livello europeo. Allora io dico, a questo punto, di fronte a tutti questi problemi così evidentemente di soluzione europea, anche la classe politica dovrà diventare migliore, si creeranno dei nuovi leader e anche l'opinione pubblica incomincerà a richiedergli questi nuovi leader. Si veda ad esempio quello che succede nelle manifestazioni Friday for Future, mi pare che sia un buon inizio. Va bene, grazie mille per questa domanda. Io direi, lei è quasi giovane, rapidissimo, dai. Piacerebbe, si sente, sì. Il tema è crepe nel sistema verso un nuovo disordine monetario internazionale, sì o no? Va bene, allora questa mi sembra una domanda perfetta per il professor Iotto, che secondo me è pronto a rispondere. Allora, Fabrizio Saccomanni ci ha detto che lui è andato al Fondo Monetario nel 1970. Nel 71 c'è la prima dichiarazione di insolvenza, perché la dichiarazione che il dollaro non è più convertibile in oro è una dichiarazione di insolvenza. Certo. Io non pago quello che ti ho promesso. Quindi questa cosa è stata una tara fortissima, perché l'effetto di questa cosa qua è stata che il prezzo del petrolio, che era di 3 dollari, è salito a 30, 50, 150, adesso è a 60. Questa cosa ha cambiato tutta l'economia mondiale. Tutta l'economia mondiale. Nessuno ha detto che noi, il giorno che nasce l'euro, il prezzo del petrolio era 18 dollari al petrolio. L'aumento è stato un enorme trasferimento che i paesi industrializzati hanno fatto ai produttori di petrolio, che poi ci hanno comprato le squadre di calcio, gli immobili a Londra, eccetera, eccetera. Questo è stato il punto, è stata quella dichiarazione di insolvenza. Allora, la mia domanda è, siamo di fronte a una nuova dichiarazione di insolvenza? Cioè, la crisi è partita dagli Stati Uniti, io penso che la crisi riparte da lì. Perché qui il modello che tutti ci dicono,
Cioè gli Stati Uniti si stanno indebitando in modo pazzesco. Allora, cos'è successo? Qual è stato il primo segno della crisi? Facciamo un brevissimo paragone. Si va sul balcone, si dichiara che la povertà è abolita, quindi il deficit va fatto, poi succede che all'asta dei bot va deserta, si va a Bruxelles e si firma. Signori, qualche giorno fa c'è stato un fatto analogo. All'asta dei bot americani la Cina non si è presentata. Il giorno dopo sono impauriti e se leggete i giornali c'è scritto che adesso al G20 il ministro del tesoro americano ha chiesto l'incontro col ministro del tesoro cinese, perché la Cina detiene il 1.000 miliardi del debito pubblico americano, 1.000 miliardi li detiene il Giappone, se questi non rinnovano noi andiamo alla crisi. Io penso che la prossima crisi arriva lì. Questo sarà il punto che scatenerà, perché l'idea che, come dire, che la potenza più indebitata al mondo sia quella che dà gli ordini al mondo non funziona. E chiudo appunto con il punto di Triffin. Cosa aveva detto Triffin? Il sistema, non si dice International Monetary System, si dice International Monetary Scandal, perché sono i poveri che finanziano i ricchi. Cioè, quindi tutti quelli devono avere i dollari e siete sicuri che il dollaro mantiene il suo valore? Ma con la decisione della Fed di abbassare i tassi di interesse in questo momento, cioè, il tasso di interesse pagato dagli Stati Uniti era pari a quello della Grecia oppure no? Sì, negli ultimi tempi. Se posso, cioè, dire, la cosa diventa ancora peggio nel momento in cui la Fed abbassa il tasso di interesse in risposta alla trade war di Trump, no? Quindi il legame diventa veramente perverso. Elisa, vuoi dire cosa? Tocca a te. Io volevo un po' di nuovo tornare ai nostri giovani, solleticare i nostri giovani che non hanno letto il libro. Se l'avessero letto avrebbero trovato un meraviglioso capitolo che è tutto dedicato al futuro, e che è il futuro della tech, cioè l'industria 4.0 e il suo finanziamento. E questo credo che per loro sia di grandissimo interesse, perché è un tema sul quale di nuovo si sentono voci alterne, e la prima sensazione che Saccomanni ci trasmette è una sensazione di grande entusiasmo. Giustamente si rivedono nelle start-up di oggi, si rivede il grande capitalismo nella sua fase di entusiasmo, di creazione, che non si vedeva, credo, da decenni, no? Ed è straordinario come appunto un uomo non giovane riesca a trasmettere tutta questa forza e questo entusiasmo. Ora, però all'entusiasmo di solito, di fronte al fintech, segue un po' di timore, segue il timore dell'individuo che si sente spiato e segue il timore come uomo di istituzione, credo, no? Perché da un lato è vero che tutto questo sviluppo tecnologico ci fa un po' paura, questo fatto che sappiamo che i nostri dati ormai sono in possesso di molti, sappiamo che vengono utilizzati, sappiamo che di ognuno di noi è noto molto di più di quello che riusciamo ad immaginare, che più o meno siamo tutti profilati, e di questo abbiamo un po' paura. La reazione immediatamente successiva è: ma in fin dei conti, finché questo viene usato per il nostro bene, non c'è nulla di male al fatto che di noi si sappia moltissimo. Ora, ci si è arrovellati per anni sul come far sì che in un mondo in cui il welfare e gli stati sono sempre più poveri e quindi non riusciranno più a garantire un livello di welfare importante come oggi, come si possa far sì che la gente risparmi di più per conto proprio, pensi di più alla vecchiaia. Si è immaginato come fare dell'educazione finanziaria e non si è mai riusciti tanto bene. Queste opportunità tecnologiche fanno sì che si riesca a dare all'individuo il suggerimento adeguato per quello che è la sua situazione, il suo futuro, e probabilmente veramente si può fare molto del bene.
Ora, il grande problema è in tutto questo che non ci sia invece un utilizzo perverso dei dati di ognuno di noi, e qui viene l'anima dell'uomo di istituzione che si domanda: sì, ma come garantire che tutti questi dati non vengano invece usati male? E come garantire che non ci siano i furti di dati, che sono di nuovo un pericolo grandissimo. E l'idea che Saccomanni ci trasmette è quella di, che io spero che ai nostri giovani piaccia, è quella di dire: bene, oggi si sa che a fronte del grande successo di reddito di alcune multinazionali dell'informazione e del fintech, c'è anche un forte problema di elusione o evasione fiscale. Ora, recuperiamo quelle tasse non pagate al fine di garantire che non ci siano dei furti e che si controlli bene l'utilizzo dei dati, che non ci sia uso perverso dei dati o che non ci siano furti. Questa mi sembra una idea decisamente brillante, no? Che io non avevo trovato altrove, e di nuovo mi sembra che in questa, che è la parte proprio proiettata verso il futuro, anche in questa parte il libro dia un'idea importante, un'idea innovativa, e non si limiti a quelli che sono, appunto, non si limiti a quello che è il primo impatto, che è di solito di grande entusiasmo e poi seguito dal timore e finiamo lì. Ma ci sia una prospettiva risolutiva, ci sia una volontà di proporre una soluzione, non solo di osservare la crepa nel sistema e non avere un'idea innovativa per fissarla e per contenerla e possibilmente usarla al meglio. Vediamo se il professor Ferrer ha l'idea innovativa per stuccare per le crepe. Ma io devo innanzitutto una breve risposta sul tema della leadership. Sono perfettamente d'accordo con lei. Quando è che un leader nazionale, un po' prigioniero della mentalità della ragion di Stato, che in fondo sta la logica che ha governato le decisioni dei leader nell'Europa moderna negli ultimi secoli, si convince che i problemi sono europei e che quindi bisogna europeizzare la ragion di Stato. Quando, per usare la metafora delle scialuppe, si accorge che la propria scialuppa rischia di andare a fondo insieme alla barca. Quando Merkel a un certo punto ha detto "Schaltert Euro, Schaltert Europa", se si spacca l'euro, si spacca l'Europa intesa come Unione Europea, come dire, poi alla fine anche la Germania sarebbe stata. Questo è un esempio del salto logico che un leader politico che ha dietro di sé l'elettorato nazionale fa quando capisce che se non decide in quel senso lì, crolla la casa. Ecco. Allora, durante la crisi dell'euro questo è stato fatto, a un certo punto, dopo troppo tardi, troppo poco, no? Per usare un'espressione che ricorre molto nel libro di Fabrizio Saccomanni. Adesso abbiamo un'eredità di tanti piccoli scudi qua e là che vanno razionalizzati, non sono ancora a sistema. E bisogna capire che lì sta l'interesse anche politico del leader, no? Perché se non si razionalizza questo, alla prima onda che ripassa va giù anche la scialuppa. Lei ha citato alcuni fronti, io sono perfettamente d'accordo con lei sulle aree tematiche che dovrebbero essere promosse. Per semplicità chiamo welfare o area sociale una di queste, che è quella che, come dire, ha sofferto di più durante la crisi, le famose crepe sociali. Ora, lì io non credo che bisogna costruire un welfare state federale, no? Non bisogna fare questo. Sarebbe non solo politicamente impossibile, ma anche non desiderabile. Tuttavia, l'Unione Europea deve farsi carico di due cose che hanno molto a che fare con il welfare. Innanzitutto, siccome l'unificazione dei mercati, le quattro libertà e la moneta unica hanno provocato dei nuovi rischi che prima non c'erano.
Cioè la responsabilità di questi nuovi rischi e dei bisogni che ne sono emersi è dell'Unione Europea in quanto tale, dell'integrazione europea in quanto tale. E allora non si può pensare che questi rischi vengano assorbiti per fatti loro dai singoli paesi. Cioè lo dice un po' la dottrina e lo dice anche il buon senso. Cioè se tu provochi a me un nuovo rischio, allora tu o tutti noi insieme, perché facciamo una politica comune, generiamo per alcuni di noi questi dei rischi magari non esattamente della stessa intensità. No, la metafora del condominio, no, della bega di condominio. In realtà, guardate, la metafora del condominio è molto più suggestiva, è molto più ambiziosa di quanto non sembri, perché è vero che la gente nelle assemblee di condominio litiga sui millesimi, su queste cose qua, però il condominio è una cassa comune. Il condominio si basa, come dice la parola, cum dominio, sull'idea che la casa comune, che è condivisa, è esposta a dei rischi comuni. Ci può esserci un terremoto, può esserci l'incendio, anche quelli non generati dalla signora che fuma a letto, perché possono esserci tante cose che provocano un incendio, no? Quindi figurati se non c'hai i pompieri. E poi ci sono anche... Allora, io sto all'ultimo piano, ho una bella vista, ma se non c'ho l'ascensore... Come dire, faccio fatica a arrivare a casa mia. Chi sta al primo piano non ha la vista, ma non ha bisogno dell'ascensore. Mettiamo insieme questi rischi, no? Il rischio che io invecchiando non riesca più a salire, lo mettiamo assieme e facciamo la famosa cassa comune, che è quello che si sono rifiutati di fare i governi, e soprattutto uno, nei primi anni della forse ho sbagliato l'esempio, però è chiaro, no? Cioè che c'è una distribuzione... L'appartamento all'ultimo piano è più esposto alle intemperie di quello che sta al primo piano, che lo è esposto di meno, ma sarà esposto allo scoppio della caldaia. Allora, siccome ci sono dei rischi che sono comuni per il fatto che viviamo nel condominio, ma che sono, diciamo, caratterizzati da diversa intensità a seconda del mio passato, della posizione che io occupo nel condominio, bisogna che non si parta dal principio della riduzione totale. A parte che nella fictio del contratto sociale originario di Thomas Hobbes o di John Rawls, non esiste nel mondo reale una situazione in cui si azzerino i rischi. Ma come sarebbe mai emersa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se l'impresa che aveva già la tecnologia giusta e quindi aveva pochi infortuni avesse detto ma le altre imprese prima riducano il rischio di far infortunare i propri lavoratori e poi ci pensiamo. Non è stato così. Come si è risolto quel problema lì? Con dei controlli. Cioè che a un certo punto le imprese che avevano macchinari pericolosi per gli infortuni, c'erano gli ispettori del lavoro che andavano e gli dicevano ti do la multa. Allora, controlliamo questi rischi, ma non aspettiamo che vengano ridotti a zero prima di condividerli. Quindi quello e poi i beni collettivi, lo sviluppo, il capitale umano. Cioè ci sono delle cose che ovunque accadano, concernono tutti i governi europei. Non possiamo lasciare la Romania senza scuole, senza infrastrutture sociali, perché i suoi giovani migliori emigrano tutti nei paesi dell'Europa, della vecchia Europa. E cosa ce ne facciamo di una Romania desertificata? Dovremmo poi a un certo punto assisterla, no? Grazie. Fabrizio, te lo chiedo a tutti. Ma dunque, non pretendo adesso di rispondere a tutto, ma alcune cose. Prima di tutto volevo dire una cosa che, diciamo, nella mia esperienza di docente, sia pure improprio perché non sono un cattedratico, ho scoperto che oggi ho insegnato a Roma, a Parigi, a Londra, eccetera, che gli studenti non leggono i libri, ma leggono le reading list che sono fatte dai professori, nei quali ci sono 25 paper che toccano aspetti specifici e cose di questo genere. Allora, diciamo, secondo me questo libro può aiutare a dare una interpretazione sistemica, perché c'è citata qui una vasta letteratura che io mi sono dovuto leggere quando facevo il docente universitario, e credo che, diciamo, un minimo di inquadramento, ripeto, storico-politico, di dare una impostazione che oggi
appunto si chiama di political economy, ma insomma noi l'avevamo inventata prima, si chiamava economia politica, insomma, quindi, diciamo, vale anche in italiano. Insomma, secondo me aiuta, insomma, no? Cioè nel mondo anglosassone si distingue tra l'economics e la political economy. Allora, l'economics è una cosa, diciamo, molto quantitativa, con modelli, con cose, dove si fanno appunto molte ipotesi. La political economy cerca di spiegare la realtà com'è e di capire che cosa è successo. Quindi, secondo me, appunto, è un po'... Credo anche i professori devono cominciare a consigliare la lettura di alcuni libri, non solo le reading list. Appunto, vabbè, quello già aiuta. Sono... Poi volevo dire rapidamente una cosa, vabbè, il Vaticano fa parte, da un punto di vista economico, fa parte della realtà economica italiana, cioè la moneta del Vaticano sono gli euro e una parte della... Poi naturalmente hanno una loro attività finanziaria, ma diciamo la regolamentazione finanziaria internazionale adesso copre anche il Vaticano, c'è un'agenzia di informazione finanziaria in Vaticano che è stata creata con un moto proprio del Papa e che quindi, diciamo, si sta dotando, come gli organismi internazionali richiedono, degli strumenti per sì. Oh, sulla questione del debito e del deficit, il giovane studente, secondo me, guardi, non è così difficile. Il debito è la somma dei deficit degli anni precedenti. Cioè, quando in Italia si dice no, ma noi dobbiamo fare il 3%, no, perché se no... quel 3% di oggi fa sì che il debito dell'anno prossimo, invece di essere 132, sarà 135 in termini del PIL, perché di quello parliamo. Ora, il debito pubblico italiano è sostanzialmente raddoppiato negli anni 80, passando dal 60% del PIL, dove nessuno moriva di fame avendoci un debito così basso, è diventato il 120%. Va bene. E in quegli anni, ogni anno, il disavanzo dello Stato era dell'ordine del 9, 8, 10% del PIL, in un anno. Allora è chiaro che si fa presto, bastano 10 anni, se ogni anno si aumenta il deficit, cioè c'è un deficit del 10% del PIL, quello si scarica sul debito. Ora, la scienza economica, e comunque anche, diciamo, c'era ieri sul Corriere della Sera un bell'articolo di Salvatore Rossi, mio successore al posto di direttore generale della Banca d'Italia, che lo spiegava in maniera molto piana, insomma, no? E purtroppo anche l'evidenza di quegli anni in cui facevamo quei deficit lì, non è che si siano risolti i problemi strutturali dell'economia italiana, che abbiamo avuto un boom, abbiamo avuto... Cioè, alla fine di quegli anni avevamo l'inflazione al 22%, la gente però andava a comprare i bot che rendevano il 15%, ovvero sia perdeva in termini reali il 7% all'anno, però gli piaceva l'idea di avere una cedola al 15% perché l'inflazione era al 22%. Quindi, diciamo, secondo me c'è un problema, diciamo, molto grosso di, come dire, di comprensione di questi meccanismi. Purtroppo nelle statistiche internazionali pare che il livello di educazione finanziaria in Italia è molto più basso che in tanti altri paesi europei. Cioè la gente non sa la differenza tra un'obbligazione, un'azione, non sa che cos'è l'interesse composto, non sa. Cioè è molto difficile, dopodiché, come dire, impedire la anche la frode finanziaria, perché la gente dice, ma lei cosa vuole? Voglio un titolo sicuro che però renda il 15%. Allora uno gli dovrebbe dire, guardi, il titolo sicuro che rende il 15% non esiste, perché non esiste uno strumento finanziario che ti garantisca dal rischio completamente e ti dia quel rendimento lì.
perché un'industria che manufatturiera ha un utile del 3% quando vanno bene le cose. Quindi com'è possibile che ci sia una cosa che rende il 15%, che non sia il traffico di droga o di altre cose, diciamo, poco serie? Allora, quindi questo è, secondo me, un punto cruciale in cui ci troviamo anche oggi, in cui secondo me si dibatte con grande facilità su queste grandezze senza capire quali possono essere le conseguenze. E un'altra parola sull'evasione fiscale. L'evasione fiscale, quelle cifre che citava lei, sono delle stime, cioè non è che, diciamo, al Ministero del Tesoro c'è un elenco in cui c'è scritto Saccomanni ha evaso 100.000 euro, però non gliele abbiamo fatte dare perché così, insomma, è simpatico. Cioè non esiste questo elenco degli evasori. Esistono delle stime macroeconomiche per cui, tenuto conto delle aliquote, dell'andamento del PIL e cose di questo genere, si stima che il gettito delle imposte doveva essere 100. Si va a guardare e dice no, invece è stato 45. Allora ecco, cioè, è evasa l'imposta per questa cifra. Dopodiché, gli strumenti per combattere l'evasione fiscale naturalmente ci sono, richiedono naturalmente un consenso politico, perché voglio dire, se si combatte l'evasione fiscale vuol dire che la gente, come dire, guadagna meno, ha meno reddito disponibile perché lo deve, e quindi ci sono sempre delle esitazioni a livello politico, perché tutta la materia che riguarda le tasse e le spese viene decisa dal Parlamento, non viene decisa dal governo, non viene decisa dalla Guardia di Finanza, viene decisa dal Parlamento, il quale, diciamo, alla fine ha una sua saggezza, diciamo, collettiva, che si traduce poi in queste cose qua. Secondo me, quello che una delle cose che sta avvenendo in molti paesi del mondo è la graduale eliminazione del contante. Cioè, in Italia invece esiste una fortissima resistenza contro questa cosa. Cioè, in molti paesi vi sarà capitato, girando, che se uno va in America e paga una cosa con 3 biglietti da $100, la gente lo guarda, se dice questo è un falsario, se l'è fatti lui a casa stasera. Cioè, vogliono la carta di credito, vogliono uno strumento tracciabile, la parola cruciale è tracciabile. E ora, questa è la frontiera della tecnologia. In Germania però vogliono il contante. Ecco, anche in Germania vogliono il contante, ma infatti in Germania loro, no, come dire, secondo me hanno un'evasione fiscale maggiore di quella che pensano di avere, no? Perché pensano che in Germania tutti pagano le tasse fino all'ultimo euro. Allora, ecco, sono su queste le azioni, e soprattutto, diciamo, bisogna fare, e questa è una battaglia che si sta facendo a livello internazionale, che non va assolutamente interrotta, speriamo che appunto non ci sia un rifiuto di andare avanti su questa linea, di combattere a livello internazionale il cosiddetto profit shifting, cioè che io faccio i profitti in un paese dove le tasse sono così, però poi dopo trovo il modo attraverso di pagare le tasse alle Bahamas, dove si paga l'1%. Ecco, questa è una cosa su cui adesso c'è un consenso internazionale, che è una cosa che deve essere fatta, e quindi speriamo che non sia anche questa vittima del sovranismo e del protezionismo. Infine, la crisi sì o no? Beh, questo nessuno lo può dire. Gli economisti dicono che le crisi finanziarie sono inevitabili e che prima o poi ci sarà un'altra crisi. Il mestiere che io ho fatto per tanti anni prende atto di questa analisi, però ritiene che le crisi possono essere meno forti e meno frequenti, e questo è quello che abbiamo cercato di fare, è quello che spero continuino a fare i banchieri centrali e le organizzazioni internazionali. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, e grazie a Cinzia Agliani e al suo team per l'ottima organizzazione come sempre, e vi vedremo a un prossimo appuntamento. Arrivederci.